grande palle dorate di grugni. Ah, che gran soddisfazione! To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, salve di nuovo dal vostro capitano. Oggi vi volevo fare, diciamo, un breve discorso su una razza che mi è sempre stata a cuore fin da quando ho iniziato a giocare e che è stata, diciamo, ha visto tempi migliori, ecco, diciamo così, che sono i Nani del Caos. Volevo fare un discorso ampio parlando non solo di background ma anche delle origini proprio della creazione da parte di GW dei Nani del Caos fin dai primi esperimenti fino ad arrivare, diciamo, a quello che ha fatto Forge World, che sostanzialmente è l'ultimo grosso esperimento sui Nani del Caos, l'ultimo grosso lavoro sui Nani del Caos. Cosa sono i Nani del Caos? Allora, universalmente il nome lo dice già, sono dei nani che sono votati al caos in un modo o nell'altro. Dalla prima fino alla terza edizione di Warhammer, i Nani del Caos erano non erano una razza a parte, ma facevano parte del caos ed erano nani votati a uno dei quattro poteri, quindi potevamo avere il nano del caos di Khorne, potevamo avere il nano del caos di Nargol, comunque facevano parte di quella che poi sarebbe diventata la razza, insomma, l'esercito dei guerrieri del caos, orde del caos, warriors of chaos e via dicendo, slave to darkness come si chiamano adesso in house. A un certo punto della storia di GW, in quarta edizione, GW iniziò a pubblicare sul White Dwarf una serie di articoli che parlavano di background, di regole e anche una vera e propria lista dell'esercito che introdusse per la prima volta un esercito indipendente di Nani del Caos con uno stile tutto loro e slegati completamente, quasi completamente, da quelle che erano le armate del caos dell'epoca, le classiche uomini bestie, quelli del caos e demoni del caos. Questo lavoro venne fatto perché all'epoca della quarta edizione GW produsse un range di miniature completamente nuovo, con uno stile completamente nuovo di Nani del Caos, e quindi su White Dwarf fece una serie di articoli che poi più avanti vennero composti e uniti in un unico libro degli eserciti, che è stato l'unico libro degli eserciti che i Nani del Caos hanno mai avuto. Abbiamo più avanti nel futuro il lavoro della Legion of Asgore su una specifica esercito, una specifica setta di Nani del Caos, che era contenuto all'interno di un libro campagna di Forge World che si chiama Tamurkhan, the Throne of Chaos. Questo è l'ultimo grosso lavoro, cioè la Legion of Asgore, l'ultimo grosso lavoro che riguarda i Nani del Caos, e sono i modelli attualmente in vendita da Forge World, quindi le Infernal Guard, i Bulls and Towers e via dicendo. Però l'origine di tutto questo nasce, quindi arriva dai Nani del Caos di quarta edizione. La GW nei Nani del Caos di quarta edizione fa un vero e proprio lavoro nel creare un'armata nuova, una sorta di nani malvagi che fino all'epoca erano rimasti, diciamo, un po' di nicchia, e crea un esercito vero e proprio. Crea un range di miniature completamente nuovo, crea delle informazioni di background, crea un'ambientazione, crea la storia dei Nani del Caos, come funziona la società, insomma, tutto quello che avevano le altre armate, e gli crea delle regole. Sceglie uno stile,
particolare per quanto mi riguarda, è uno stile che mi è piaciuto tantissimo, sceglie di dargli uno stile assiro-babilonese, sia nell'aspetto, quindi cappelli strani, ma soprattutto barbe intrecciate, sia per quanto riguarda lo stile delle creature. Le creature che cavalcano sono ispirate alla mitologia assiro-babilonese. Anzi, se qualcuno di voi è mai stato al Louvre, nell'area del Louvre dedicata alla Mesopotamia, dove c'è anche, insomma, il codice di Hammurabi, c'è tra i reperti la porta dei Lamassu, perché le figure mitologiche originali si chiamano Lamassu, che sono sostanzialmente ciò che hanno ispirato il Lammasu, che è la famosa cavalcatura degli stregoni nani del Camus. Ma come sono nati a livello di storia nel vecchio mondo questi nani del Camus? Parliamo comunque dell'origine del passato remoto del mondo di Warhammer, quando i nani erano abbastanza, diciamo, diffusi nel vecchio mondo, iniziavano anche a commerciare con gli elfi, avevano comunque degli imperi molto più vasti ed erano anche in numero superiore rispetto a quello, insomma, a quello che poi ai numeri che si hanno nell'ambientazione standard o che si sono avuti magari verso End of Times, quando comunque i nani iniziavano ad essere una razza decadente. Un gruppo di questi nani esploratori decide di espandersi ed esplorare la zona al di là dei monti dei confini del mondo, ad est. Arrivano in questa zona che loro chiamano Zorn Ulskull, o Terra del Grande Teschio, e si stabiliscono lì. I Nith continuano a mantenere contatti con le roccaforti dei monti dei confini del mondo e iniziano a stabilirsi in quel luogo lì. A un certo punto però succede la famosa venuta del caos e i contatti tra queste due, diciamo, fazioni di nani, quelli che si erano portati nella Zorn Ulskull e quelli classici dei monti dei confini del mondo, i rapporti cessano perché l'invasione del caos taglia le vie di comunicazione. Le divinità dei nani e i nani dei monti del lamento, considerando che nessuno a loro parere sarebbe potuto sopravvivere all'invasione del caos, li danno per morti. Piangono i loro fratelli dell'est e li abbandonano, sostanzialmente li abbandonano involontariamente perché per loro sono tutti morti. In realtà il nano di base, come creazione degli antichi, è un essere molto forte sia fisicamente che spiritualmente, è molto difficile da corrompere per il caos. Questi nani che si erano stabiliti nella terra del Grande Teschio e Zorn Ulskull si rifugiano anche loro, insomma, sottoterra, e iniziano a cercare di resistere il più possibile all'invasione del caos, diventando sempre di meno, quando nella disperazione vengono contattati da una divinità che poi si scopre essere una divinità del caos, conosciuta come il padre dell'oscurità, o Ashut. Ashut viene in aiuto di questi nani, consumati non solo dal dolore ma anche dall'amarezza del sentirsi abbandonati dalle proprie divinità, e cedono alle lusinghe di Ashut. Ashut dà il potere ai nani di utilizzare la magia. I nani, per come creati dagli antichi, non sono naturalmente adatti a lanciare incantesimi. I nani gestiscono la magia forgiandola nelle rune, anche perché usare la magia, come possono farlo gli elfi e gli umani, ha degli effetti collaterali sui nani. I nani all'epoca seguono le lusinghe di Ashut, erano talmente arrabbiati, talmente delusi, che si infischiano di tutto questo e cedono alle lusinghe del padre dell'oscurità, diventando quindi in effetti i nani del caos, o Dawizar, come li chiamano
i loro fratelli, diciamo buoni tra virgolette, i loro fratelli del vecchio mondo. I Dawi Zar iniziano a sviluppare dopo un po' i segni del caos, vengono corrotti anche fisicamente, zanne spuntano dalla loro bocca, le loro barbe, diciamo, si arricciano in questo modo, diventano tutte nere, e tutte quelle che erano le qualità principali di un nano, quindi diciamo la risolutezza, l'essere legato al clan e alla famiglia, vengono corrotte e si trasformano, e trasformano quindi il carattere, diciamo, stoico dei nani, viene trasformato in malvagità, egoismo e anche crudeltà spicciola. I nani del caos quindi sono malvagi, diciamo così, perché diventano effettivamente la versione cattiva, la versione egoista, la versione cinica, la versione approfittatrice, la versione fa di tutto per il progresso tecnologico, indipendente da quelle che possono essere le conseguenze, insomma, in generale su quello che può essere il mondo circostante. Diventano sostanzialmente malvagi. Alcuni di essi subiscono di più l'influenza del caos, infatti iniziano a nascere creature come i grandi Taurus o i Lammaus o gli stessi Bull Centaur, i Toro Centauri come li chiamano una volta. La capitale principale, allora, sostanzialmente i nani del caos si stabiliscono in questa piana delle ceneri, dove c'era Zornunskul, che è, insomma, questa zona tra le World Age Mountains, cioè le montagne dei confini del mondo, e le montagne del lamento. Si stabiliscono lì, sono molto pochi e continuano a essere molto pochi, però riescono, tramite il potere degli stregoni, che non appena guadagnano la possibilità di utilizzare la magia, diventano i capi della società dei nani del caos. Quindi gli stregoni, cioè i nani che hanno avuto l'onore, hanno avuto il privilegio di poter utilizzare le arti oscure, diventano i capi della società dei nani del caos. Non c'è un signore dei nani del caos, ma la società dei nani del caos viene governata da un concilio di stregoni, degli stregoni più potenti. Il primo concilio di stregoni, utilizzando la magia, innumerevoli schiavi, e costruisce la prima grande città dei nani del caos, che è Mingol Zarnagrund, la città del fuoco e della cenere. Mingol Zarnagrund diventa da subito e rimane per sempre la capitale del regno dei nani del caos. All'interno, tra le varie piramidi di ossidiana nera, c'è al centro il tempio di Ashut. Il tempio di Ashut che diventa la divinità principale dei nani del caos. Come si sviluppa? Quali sono, diciamo, gli eventi particolari da questo momento della storia dei nani del caos? In realtà non ce ne sono tantissimi, se non quella, appunto, che riguarda proprio la creazione della loro società. Però bisogna dire che ai nani del caos è da attribuirsi la nascita degli orchi neri. Voi mi direte: com'è possibile? Ve lo spiego subito. I nani del caos, come dicevo, essendo comunque nani, iniziano a costruire città, a scavare, a recuperare minerali, a costruire macchine da guerra, a costruire armamentari, e iniziano a fare dei piccoli tentativi di espansione per sopperire a quella che è la caratteristica negativa principale dei nani, cioè il loro numero contenuto. Cosa fanno? Quindi iniziano a organizzarsi in eserciti o comunque gruppi di spedizione, e vanno ad attaccare le tribù vicine o i regni vicini per schiavizzare le popolazioni contro cui combattono. In questo modo, guadagnando un'enorme quantità di schiavi, sopperiscono alla mancanza di numero della società dei nani. La società dei nani del caos diventa quindi una società, diciamo così, piramidale. In cima alla piramide, o allo ziggurat in questo caso, così rimaniamo a tema, cioè sono i nani del caos, sotto di tutto ci sono gli schiavi. La maggior parte degli schiavi utilizzati dai nani del caos sono, per la maggior parte, pelle verde, orchi goblin e hobgoblin.
Gli Hobgoblin sono una variante di pelle verde, simile ai goblin, ma un po' più alta e più magra. Diciamo una via di mezzo tra un goblin e un orco come dimensioni. Dal naso adunco, il mento prominente, il carattere estremamente, estremamente egoista anche loro, e come dire, inclini al tradimento. I nani del caos però non sono soddisfatti tanto dei pelle verde, perché li reputano stupidi e incapaci di eseguire anche gli ordini più semplici. Quindi un enclave di stregoni decide di fare degli esperimenti su degli orchi per cercare di creare un tipo di orco più forte, ma con un minimo di acume in più, in modo da poter eseguire ordini semplici. L'esperimento ha successo. Inizialmente, secondo i nani del caos, insomma, ha un successo e nascono gli orchi neri. Già però, dopo un po' di tempo, i nani del caos iniziano a pentirsi un po' di quello che hanno fatto, perché nel cercare di dotare più un orco di più forza e di un minimo di intelligenza in più, notano che gli orchi neri iniziano a essere i più dipendenti dei loro cugini normali. Passando il tempo, gli orchi neri organizzano delle rivolte, fomentando gli altri pelle verde, e iniziano ad esserci attacchi nelle fabbriche, nelle città dei nani del caos, fino a quando si solleva un'enorme ribellione guidata dagli orchi neri verso i nani del caos di Zarnagrund. I nani del caos avrebbero perso assolutamente la battaglia se gli Hobgoblin, nel loro egoismo, non avessero deciso di tradire i Pelle Verde, facendo una sorta di patto con i Nani del Caos. I Nani del Caos li avrebbero utilizzati non come schiavi, ma come lacchè, che sarebbero occupati degli schiavi, insomma dei lavori minori, in cambio di questo, diciamo, trattamento di favore. Gli Hobgoblin avrebbero tradito i loro compagni Pelle Verde, consegnando così ai Nani del Caos la vittoria nella ribellione. Così accade. I nani del caos vincono la ribellione. Gli orchi e i goblin che vivevano in schiavitù, quelli che non vengono uccisi nella battaglia, ritornano ad essere schiavi. Gli orchi neri vengono scacciati dalla piana di Zar, vengono scacciati dalle Ashlands, dalla terra delle ceneri, e non metteranno più piede per un bel po' nel territorio dei nani del caos. Così, diciamo, questo è bene o male il background di base del caos. Così si dà origine alla società dei nani del caos. Come è composta la società dei nani del caos? Come avevo già detto, i nani del caos sono governati dagli stregoni. Gli stregoni sono i nani del caos più potenti, sia politicamente che anche generalmente di forza, perché hanno la possibilità di utilizzare la magia, e governano la società dei nani del caos. Utilizzare la magia per un nano è pericoloso, questo lo sapevano gli antichi quando sono stati creati apposta i nani in questo modo. I nani del caos, pur avendo la benedizione di Eshut, non sono immuni agli effetti della magia. Quindi l'enclave di nani di stregoni nani del caos che governa il loro regno funziona un po' a rotazione. Nessun membro, diciamo, viene cacciato, ma quando un membro dei Nani del Caos soccombe completamente agli effetti negativi della magia, per forza di cose viene estolto dall'enclave degli stregoni e qualcun altro prende il suo posto. Perché per forza di cose? Che effetti ha la magia sui nani? I nani che usano la magia si trasformano lentamente in pietra, fino a diventare una statua di pietra completa. All'inizio, gli stregoni nani del caos iniziano ad avere i loro primi segni quando iniziano a pietrificarsi i piedi. Fino a quando, diciamo così, rimangono pietrificati dalla vita in giù, vengono trasportati su portantine da schiavi, oppure si costruiscono degli esoscheletri per andare in battaglia. Una volta che gli si paralizza, insomma, gli si pietrificano anche le braccia, continuano a fare il loro lavoro dando istruzioni anche agli schiavi per quanto riguarda la magia e per quanto riguarda i movimenti delle braccia e per lanciare gli incantesimi.
quando la maledizione ha finalmente il sopravvento, uno stregone nano del caos diventa completamente di pietra. E poi che succede? Siccome i nani del caos, nonostante siano, diciamo così, corrotti e malvagi, hanno comunque, come dicevo, un senso del clan, un senso della famiglia, tutti gli stregoni nani del caos trasformati in pietra vengono messi in cima a una colonna sulla strada che porta dal cancello di Zar alla città di Zarnagrund. Quindi un ipotetico visitatore che arriva ai cancelli di Zar e si reca, viaggia verso Zarnagrund, passerà questo, in mezzo a questo enorme colonnato composto da colonne di ossidiana nera con in cima tutti gli stregoni nani del caos del passato che sono finiti per trasformarsi in pietra. Sotto gli stregoni dei nani del caos ci sono i nani del caos generali. I nani, nonostante tutto, sono dei combattenti, quindi ci sono quelli che non sono specializzati nella magia, diventano specializzati nel condurre le armate. Quindi sono quelli che nell'edizione italiana del libro dei Nani del Caos venivano chiamati satrapi e scià. Ancora una volta un rimando alla cultura del medio orientale assiro-babilonese. Sotto i loro governanti ci sono i nani del caos, sotto insomma i generali ci sono i nani del caos guerrieri, poi gli obgoblin e poi gli schiavi. Una categoria a parte sono i toro centauri. I toro centauri, agli occhi degli altri nani del caos, sono nani che hanno goduto di una benedizione particolare del loro dio Ashut. Ashut si manifesta ai nani del caos come un toro fatto di fuoco. Quindi, perché i toro centauri, i bull centauri, sono appunto considerati benedetti da Ashut? Perché sono dei centauri con il corpo, la parte superiore da nano del caos e la parte inferiore da toro. Sono gli unici che possono, oltre agli stregoni, che accedono al tempio di Ashut, e ne sono i loro guardiani. Le altre creature invece che sono all'interno, insomma, dei nani del caos sono le cavalcature che avevano all'epoca, che sono le più famose, sono il grande toro e il Lammasu. Grande toro e Lammasu, la storia ci insegna, comunque le credenze dei nani del caos stessi ci dicono che probabilmente sono dei nani che hanno subito una certa evoluzione dovuta all'energia del caos. Quindi alcuni si sono trasformati in dei tori dei tori completamente rossi, la cui pelle emette fumo e cenere ed è estremamente calda al tatto, tipo come se fossero delle fornaci viventi, che sono le cavalcature preferite dai generali combattenti dei nani del caos. E poi invece abbiamo la variante più legata verso i venti della magia, che è il Lammasu. Il Lammasu, diciamo, è più riconducibile a un nano perché ha il corpo da toro con delle ali membranose e la testa di un enorme nano del caos, quindi con naso, bocca, zanne, barba e corna. Sono maghi naturali, quindi hanno la possibilità di lanciare incantesimi, anche perché non respirano aria, diciamo come i normali esseri viventi, ma respirano il potere dei venti della magia, tant'è che sono circondati sempre da una nube tossica di magia rarefatta che causa difficoltà, causa danni agli avversari, insomma a coloro che si trovano entro un certo raggio dai Lammasu. I Lammasu, proprio per la loro affinità con la magia, sono le cavalcature preferite degli stregoni dei nani del caos. I nani del caos di questa edizione qui, i nani del caos siamo più conosciuti, avevano un esercito composto da guerrieri armati di ascia a due mani e scudo e poi guerrieri a lungo raggio armati di blunderbuss o trombone, tradotto in italiano, quindi la spingarda. Avevano questi fucili che erano una loro creazione ed erano un'evoluzione migliorata del classico archibugio nanico.
essendo nani, anche i nani del caos sono provetti creatori di macchine da guerra. All'epoca dei nani del caos di quarta edizione, le più famose, le due che erano a loro disposizione, erano il razzo della morte, che era sostanzialmente un cannone caricato a razzi, e l'Earth Shaker, il cannone squassaterra, Earth Shaker Cannon, che era un misto tra un cannone e una catapulta che sparava questi proiettili che, oltre a causare danni, causavano terremoti nella zona circostante. Gli Hobgoblin, appunto, come avevo già detto, erano una parte, diciamo, la cosiddetta carne da macello dell'armata, e poi avevano anche la possibilità di utilizzare orchi e goblin schiavi. Questa è l'incarnazione tipica, insomma, dei nani del caos, che è quella che è sopravvissuta fino, sostanzialmente, come ideale, fino all'uscita di Tamurkhan. E come le armate dell'epoca, anche i nani del caos avevano dei personaggi speciali, insomma delle personalità importanti che facevano parte dell'ambientazione, della storia dei nani del caos. Il più famoso, che poi viene ripreso anche nelle storie di Tamurkhan e della Legion of Asgore, è Astragoth. Astragoth è, o meglio, era il capo degli stregoni, il più potente stregone dell'enclave di Zarnagrund, fino a quando non inizia a cedere alla maledizione della pietra. Astragoth, al momento, insomma, della storia in cui siamo, è completamente pietrificato dai piedi fino al collo. Con l'aiuto degli schiavi si costruisce un esoscheletro alimentato, insomma, da tecnologie dei nani del caos, che fa costruire con le sue indicazioni da un gruppo di schiavi, che gli permette di muoversi normalmente. Sostanzialmente questo esoscheletro lo aiuta senza avere bisogno di nessun altro a muovere braccia e gambe, quindi, nonostante sia un po' più debole, rimane comunque uno stregone dei nani del caos estremamente forte. Un altro personaggio importante della storia dei nani del caos è Zatan il Nero, il comandante della Torre di Zar. Zatan il Nero è il servo principale di quello dello stregone più potente, che ha preso, appunto, il posto di Astragoth quando questo ha iniziato a perdere potere, che è Gort il Crudele. È famoso nei nani del caos perché è uno schiavista estremamente sadico, e leggende vuole che quando Gort il Crudele sacrifici in onore di Ashut, l'unico rumore che riesce a sovrastare le urla degli schiavi è la fragorosa risata di Zatan. Anche gli Hobgoblin avevano un personaggio di spicco conosciuto come Gorduz Backstabber, che sostanzialmente la sua storia era abbastanza semplice. Era facile morire in mezzo agli Hobgoblin, quindi i capi si susseguivano facilmente perché o morivano in battaglia o venivano uccisi da altri Hobgoblin che volevano prendere il loro posto, o dei nani del caos arrabbiati. Comunque Gorduz Backstabber rimane il capo, anzi il Khan, perché gli Hobgoblin si rifacevano un po' all'immaginario mongolo, il Khan che più è riuscito a sopravvivere, a rimanere in vita e a sventare quindi tutti i vari tentativi, insomma, di attentare alla sua vita. I nani del caos procedono con questo stile anche quando poi non vengono troppo supportati, per sparire a un certo punto, fino a quando Forward, col progetto di Tamurkhan, li riporta in vita, aggiornando un po' il background e creando il background della Torre di Asgore. La Torre di Asgore è governata da Drazoat di Eshen, che è un Sorcerer Prophet. Adesso vi spiegherò cosa sono i Sorcerer Prophet. Scacciato da Astragoth, mandato via da Zarnagrund per una macchinazione politica di Astragoth.
I Sorcerer Prophet sono il nome che Forgeworld ha dato sostanzialmente agli stregoni dei Nani del Caos. Gli stregoni Nani del Caos come background acquisiscono, diciamo, fanno un level up. Da semplici stregoni diventano stregoni ingegneri, quindi stregoni che iniziano a fondere la tecnologia nanica con la possessione demoniaca, creando macchine da guerra che sostanzialmente commercializzano soprattutto con le armate dei Nani del Caos, e creano anche, questo è un piccolo pezzo di background che in realtà si trova sul libro degli orchi precedente a Tamurkhan, si dice che siano responsabili della creazione dei cannoni che all'epoca imbracciavano le Belchers, cioè i Rucapiombo. I Nani del Caos di Tamurkhan quindi sono, diciamo, una fazione a parte nel background dei Nani del Caos, e introducono qualcosina di nuovo. Introducono la versione degli sventratori dei Nani del Caos, che sono le Infernal Guard, cioè gli attuali modelli che si trovano su Forgeworld. Infernal Guard da background sono Nani del Caos che hanno subito un'onta e per lavarla vengono arruolati appunto nella milizia stabile della, appunto, della torre di Asgore, e diventano Infernal Guard. Indossano una maschera che potrà essere tolta solo nel momento in cui avranno riscattato il proprio onore. Quindi in realtà, nonostante parliamo di una società estremamente crudele, hanno un fato meno crudele degli sventratori. La parte tecnologica dei Nani del Caos viene espansa nel Legion of Asgore, il Death Rocket Cannon diventa il Death Shrieker Rocket Launcher, l'Earth Shaker diventa il Dread Quake Mortar, e si inseriscono nuove macchine da guerra. Il Magma Cannon, una sorta di diciamo locomotiva da sfondamento conosciuta come Iron Demon, è lo Skullcracker. Lo Skullcracker, che è una miniatura che prende ispirazione da una miniatura Nani del Caos della terza edizione nota come Tenderizer. Cercate Chaos Dwarf Tenderizer su Google e capite di che cosa sto parlando. La storia dei Nani del Caos finisce quindi con Tamurkhan, fino ad arrivare ad Aos, quando ultimamente vengono dati degli indizi dei possibili equivalenti di Nani del Caos, e ci fanno vedere come alcuni nani seguaci del Caos nel dettaglio di Archaon, perché non sono schierati con nessuno dei quattro poteri, sono presenti nelle bande di Aos. Quindi la GV al momento, i Nani del Caos che ha fatto apparire in Age of Sigmar, ricordano più lo stile dei Nani del Caos delle prime tre edizioni che non quelli i famosi Big Heads, cioè quelli assiro-babilonesi. Queste sono le informazioni, diciamo un riassunto di quella che è bene o male la storia dei Nani del Caos. Spero vi sia piaciuto, spero lo abbiate trovato interessante. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video e fatemi sapere se volete, fatemi sapere quali argomenti vorreste che venissero trattati nella prossima puntata della mia rubrica. Ciao!